Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo pane di semola. Seguitemi. Allora, ho preparato la farina, eccola qua, l'acqua e la pasta madre. Questa è la mia pasta madre che ho rinfrescato più di 4 ore fa. E adesso farò un passaggio di autolisi. Come sapete, l'autolisi aiuta molto la lievitazione, del pane. Quindi bagno la farina con l'acqua, più della metà, dell'acqua. Non serve star lì a misurare perché ad occhio si vede quando la farina è bella bagnata. Proseguo con le mani, così vedete c'è ancora farina sotto, metto ancora altra acqua. Poi la lascio riposare mezz'ora, almeno mezz'ora, coperta con un telo. Dopodiché procedo. Questa è una farina che ho preso, è una farina dell'industria Molitoria Pontina, un molino che sta a Borgo Carso. La prima volta che la prendo me l'ha suggerita un'amica, dice che è molto buona e quindi adesso voglio provarla. Ok, passato il tempo aggiungo la pasta madre a pezzettini. Scusatemi le unghie perché come sapete non possiamo uscire di casa e soprattutto non possiamo avere contatti né con parrucchieri né con appunto le manicure. Mi sono tolta lo smalto da sola, lo smalto permanente, quindi è stato un po' un problema. Mi è rimasta un'unghia, però piano piano leverò anche quella. Ci stiamo arrangiando da sole noi donne, tinte, cose varie. Però l'importante è uscire da questo incubo, presto. Tutti i sacrifici, questi piccoli sacrifici, sono niente rispetto alle vittime che ci sono per questo maledetto virus. Bene, pensiamo ad altro. Allora, come vedete, ho messo poi in planetaria. Qui ho fatto dei tagli. Naturalmente, faccio girare fino a che l'impasto non diventa omogeneo, fino a che non comincia ad incordare. Ho messo il sale, ho finito di mettere l'acqua piano piano. Poi ho messo sul piano di lavoro. Invece di fare le solite pieghe in ciotola, faccio un passaggio così, lo lavoro un pochino, però vedete già è bello incordato con l'impastatrice. Naturalmente potete fare anche a mano, se non avete l'impastatrice. Ecco qua, gli ho dato una girata, una sorta di pieghe ed ora lo metto nel recipiente che ho oliato con un filo d'olio. Lo copro e lo lascio lievitare 4-5 ore. Eccolo qua, è stato diciamo 4 ore perché la temperatura è un pochino calda. Io non è che guardo l'orologio, lo vedo d'occhio quando è pronto. E quindi questo, dicevo, è un pane che faremo in giornata. Ho iniziato la mattina e poi in forno la sera. Ora però devo fare dei passaggi di pieghe, due ma anche tre passaggi, tre giri di pieghe, le classiche pieghe a tre che voi conoscete bene. Ecco qua, lo allargo, naturalmente è stato a temperatura ambiente, per la lievitazione è stato a temperatura ambiente. Il fatto di fare il passaggio in frigo, a parte che ci vuole una farina diversa, non certamente la semola. Cioè, il passaggio in frigo si fa, ma con altri tipi di farine. E se abbiamo esigenze specifiche, possiamo metterlo in frigo nella fase di lievitazione, o nella prima fase o nella seconda. Bene, questo è il primo giro, poi vi faccio vedere l'ultimo giro. Fatemi sapere se si sente ancora fruscio, no? Sto cercando di mettere a posto i livelli della registrazione, ma mi sembra di sentire ancora un fruscio di sottofondo. Forse devo provare a cambiare microfono. Non riesco a bilanciare bene. Sapete che faccio tutto da sola, non è che ho un tecnico a casa che mi aiuta. Tutto
tutti i video, registrazioni, eccetera, faccio tutto da sola. Ok, questo è l'ultimo giro di pieghe. Pieghe a tre. Tra una piega e l'altra copro con la ciotola e lascio almeno mezz'ora, però anche qui lo vedo ad occhio perché deve comunque adagiarsi. Se è ancora tondo, evidentemente tondo e alto, evidentemente non è ora. Quando ecco, deve essere così, così è pronto per il secondo passaggio. E adesso vado a formare. Quindi passo allo staglio perché ci farò due bagnottine. Divido a metà, due bagnottine piccoline, così ne posso regalare una a mio figlio o a mia figlia. Vediamo. Non peso, faccio ad occhio, però se le volete precise, pesate, aggiustate il peso. Ok, allora allargo. Allargo un pochino, così. Bello elastico l'impasto. Porto al centro i lembi e poi premo con la punta delle dita. Così, chiudo bene. Ancora, così. Come se stessi facendo i panetti della pizza, eh? Presso a poco anche per la pizza si procede, magari un po' più semplice la pizza. Ok, arrotondo un pochino e questa è la prima. Andiamo avanti con la seconda, ci metto un po' di semola. E poi naturalmente queste pagnottine vanno messe a lievitare. Ci vorrebbero due cestini piccolini, ma non ce l'ho. Ce l'ho troppo grandi, quelli che ho sono troppo grandi. E quindi troverò un altro modo per metterli. Anche qui chiudo bene. Sì, lo so, per tante di voi questi passaggi magari saranno noiosi perché sono ripetitivi. Presso a poco sono sempre gli stessi, il pane si fa così d'altra parte, a meno che non ci inventiamo cose strane, strane, insomma, trecce, cose diverse, però i passaggi sono questi per ottenere un buon pane. Ok, vedete ci sono anche delle bolle in superficie. Ora li adagio su un telo, userò una cassettina, eccola qua, e l'ho messa, vedete, dentro un telo dove ho messo la semola, poi chiudo, le copro e le lascio in un posto senza correnti d'aria, naturalmente, caldo, nemmeno serve perché adesso la temperatura è decente, quindi lieviteranno bene lo stesso. Non ci è voluto molto per la lievitazione perché, come dicevo, l'aria è abbastanza tiepida, all'incirca 3 ore, ma nemmeno sono 3 ore. Non vi dico mai i tempi precisi perché dovete valutare ad occhio, anche perché le stagioni variano, quindi il video lo potete vedere a gennaio, che fa freddo e quindi ci sarà bisogno di metterlo in un posto più caldo, almeno a 25 gradi, 25-26. Però quando la stagione è bella non serve. Bene, io avete visto sotto questa specie di pala, diciamo, che stava quando ho comprato una pietra, mi è rimasta. Procedo così, ma poi faccio scivolare direttamente nella teglia calda, quindi anche se non uso la pietra, la teglia è ben calda perché ho acceso già il forno. Ho acceso il mio forno a miele, però invece di mettere il programma automatico, adesso vi faccio vedere, ho messo a vapore per 20 minuti, quindi cottura a vapore per 20 minuti e poi io continuo con una funzione, si chiama Thermo Plus, però se volete potete mettere statico nei vostri forni, quindi continuo per altri 25-30 minuti, 30 minuti senza vapore.
Faccio i tagli, è molto morbido, quindi faccio piano. Una croce, qui farò dei quadrati tipo le tartarughe. Piano piano, questa è la mia lametta che mio marito mi ha messa su questo bastoncino con una vite, così si può cambiare. Sì, ne ho comprata una di quelle pronte, me l'avete anche chiesto, ma poi non si può cambiare la lametta e quindi non andava bene, così è più pratica. Ok, nel frattempo il forno è andato a temperatura, ho messo a 250 a vapore, altrimenti mettete un pentolino oppure spruzzate un po' di acqua con lo spruzzino. Ecco qua, faccio scivolare, qui non posso farvi vedere. Però vedete, ho fatto scivolare direttamente nella teglia, ho aperto e ho fatto scivolare. E ho messo due spruzzi di vapore, quando mi dà il segnale spruzzo, oppure volendo anche quello automatico si può mettere. Ecco qua, vedete come sta crescendo ed eccolo cotto, quasi cotto, lo lascio ancora un pochino, ho abbassato gradualmente la temperatura fino a 220, 200, poi alla fine 180 e ho lasciato aperto lo sportello per far uscire bene il vapore, per farlo asciugare. Ok, vi ho messo i passaggi per la cottura, anche se ve li ho detti, però così potete leggerli. Adesso abbiamo un'esigenza, io e mio marito. Una la regalo, quindi la metto da parte, però dobbiamo cenare anche se il pane è caldo, quindi andrò a tagliare il pane caldo, non bollente, l'ho tenuto un pochino, però abbiamo fame, ragazzi, specialmente mio marito, eh. Tolgo un angolino così l'altro lo faccio raffreddare un po'. Beh, guardate, anche se è caldo è bellissimo perché, come sapete, il pane non si taglia mai caldo, altrimenti la mollica non si vede bella asciutta. Bello, molto bello. Vado subito ad assaggiarlo con con il mio spuntino. Ciao a tutti, vi ringrazio della visione, un abbraccio, ciao ciao.